Parola d'ordine, versatilità. E questo è il punto su cui hanno voluto porre il focus gli ingegneri sudcoreani, creando un obiettivo esclusivamente per Sony Mount che avesse un così ampio raggio di focale da 35 a 150 e una così grande apertura da f2 2.8. Difatti questo obiettivo va a sostituire 5 lenti, un 35 mm per i video, un 50 mm, un 85, un 105 per i ritratti e un 150 mm per un teleobiettivo, quindi uno zoom molto spinto. Sì, benvenuti in questo nuovo video, bentornati nel mio canale. Anzitutto voglio chiedervi come sempre di supportare il mio lavoro qualora voleste e aveste piacere con un mi piace e iscrivendovi, di modo da permettermi di crescere e poter provare sempre nuovi prodotti senza ogni volta dare in permuta un rene. Sì? Sì, mi dicono dalla regia che abbiamo una sigla? Sì, dopo 2 anni c'è una sigla? Ragazzi, abbiamo una sigla. Oggi parliamo di questo ragazzone qua, Samyang 35-150 f2 2.8, chiara ispirazione al suo fratellone, ovvero il Tamron 35-150, sempre f2 2.8. Andiamo a edulcorare un po' il concetto di copia scopiazzata, perché palesemente questa è una copia del Tamron. E arriva in questo bello scatolone ultra imbottito. All'interno c'è tanto polistirene, plastica, insomma, imbottiture varie. L'ho già unboxato, non faccio la fine dell'unboxing, non mi serve. Il parasole in dotazione è veramente veramente solido e particolare, e non so se riesco a farvelo vedere. All'interno praticamente ha come una filettatura che, per renderlo più resistente, più solido, sembra veramente un attacco a vite. È ovviamente un obiettivo che tende, strizza l'occhio ai portraitisti, ai ritrattisti, non a coloro che fanno foto paesaggistiche. Ah, dimenticavo, il Tamron costa 1850 euro, mentre il Samyang costa circa 600 euro in meno. 550 lo trovate a 1300 euro, in offerta a 1220-1250. Da chiuso, l'obiettivo misura 19,6 cm, ovviamente senza paraluce, aperto, quindi con tutto il range completo siamo a 22,5 cm. Spoiler, unico difetto: pesa 1 kg 225 grammi, 90 grammi in più del suo fratellone Tamron. Compone di 21 elementi divisi in 8 gruppi, ci sono ben 8 guarnizioni a renderlo, quindi a tropicalizzarlo. Abbiamo un bokeh formato da 9 lamelle, perché rendono un po' più... Sul corpo di questo bestione troviamo diversi tasti che sono programmabili attraverso l'applicazione. Dimenticavo, prima di ogni cosa, se acquistate questo obiettivo, acquistate anche la dock station di Samyang, costa circa 55 euro e vi servirà per aggiornarlo. Facendo l'aggiornamento, altro spoiler, alla versione 2.0, avrete un obiettivo pari, identico al Tamron, che costa molto di più. E qui abbiamo un tasto programmabile, funzione 1, 2, 3. Fuoco la prima con il fuoco normale, la seconda la ghiera del fuoco diventa la ghiera del diaframma, la terza vi consente di creare quell'effetto zoom in cui vi avvicinate al soggetto e lo sfondo si allontana, tipo quello dei film horror o come faceva Steven Spielberg. In realtà la funzione è un po' una mezza ciofeca, perché non funziona benissimo e io non l'ho mai utilizzata. Al tatto sentite consistenza e qualità, nonostante la casa sudcoreana sia messa ai margini, perché questo obiettivo, esattamente come la Sony ZV-10, è un po' vittima di marketing shaming, cioè praticamente pochissimi ne parlano, quando in realtà ci sarebbe tanto da dire, tanto da poter dare con questo obiettivo. Prima o poi aprirò una onlus per tutti i prodotti tecnologici maltrattati dal marketing. La ghiera dello zoom è molto scorrevole, forse anche troppo, ripeto, perché delle volte se scattate in questa posizione l'obiettivo scorre in avanti. Quella del fuoco è estremamente dolce ed estremamente piacevole. La distanza minima di messa a fuoco è di 35 cm alla focale minima di 35 mm e di 70 cm alla focale massima di 150. Vi faccio vedere in tutto il suo splendore questo enorme bucone, questo enorme obiettivo. Ha anche il tastino di blocco appunto dell'obiettivo, si può bloccare, quindi alla focale minima tutto chiuso 35 mm si può bloccare, quindi non si muove.
Non è stabilizzato, anche perché se ci fosse anche la stabilizzazione praticamente sarebbe stato un coso tanto che costava circa 10.000 euro. La grandissima apertura F2 2.8 vi permetterà di ottenere, oltre a un bellissimo sfocato, una grande versatilità per quanto riguarda i ritratti, perché come dicevo prima questo obiettivo è perfetto per i ritrattisti, perfetto per le cerimonie, per i matrimoni, per le giornate in cui dovete focalizzarvi sul soggetto e non siete molto portati a fotografia grandangolare, quindi per quella fotografia dovete portarvi eventualmente un altro obiettivo. Poi il difetto di questo obiettivo principalmente è il peso, perché 1 kg 225 grammi, vi assicuro che su una macchina anche abbastanza leggera tipo questa, la A7 III, dopo circa 3 ore di utilizzo si sentono abbastanza sia sui polsi che sugli avambracci. È comunque peggio andare a zappare, sia chiaro, però si sentono. E se il suo obiettivo è quello di sostituire tanti altri obiettivi, voi dovrete star per forza di cose con questo qui attaccato sulla macchina tutta la giornata. Tutta la giornata lo shooting vi diventerà abbastanza pesante. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, andiamo a vedere un po' come scatta questo. Anticipandovi che l'apertura di f2.0 la tiene solo a 35 mm, mentre passando già a 40 mm si passa ad f2.2, 2.4 a 50 mm e poi si sale da 70 mm in su da f2.8 costante, a differenza del Tamron che già a 40 mm passa ad f2.4. Altro punto fondamentale e non di secondo piano è sicuramente l'autofocus, perché questo obiettivo è in grado di restituire un autofocus molto veloce, nitido, pronto, very responsive come direbbero gli americani, e soprattutto funziona con il riconoscimento dei volti e degli occhi di mamma Sony. Lo scotto da pagare, il prezzo da pagare per questi obiettivi tuttofare è quello di non essere estremamente nitidi a tutte le focali. Ovviamente non sarà mai come un obiettivo fisso, in quanto un'apertura così spinta tende ad essere un po' più morbida e quindi sarà necessario chiudere un po' il diaframma. Ma lo vedremo nelle foto che scatterò a questa signorina qui, se si farà riprendere e riusciremo a mettere a fuoco delle belle fotografie che vi farò vedere poi sul PC. Adesso sta mangiando, guarda, prendi che sto mangiando. Ne abbiamo un 35 f2.0 per i video, già passando a 40 mm la focale passa a f2.2, a 50 siamo già a f2.4, quindi avremo 35 2.0, 50 2.4, 70 2.8. In ogni caso vediamo un po' di fotografie, io ne ho viste già qualcuna molto velocemente. Questa è la prima che ho scattato, ovviamente ho scattato a raffica perché un soggetto in movimento così veloce, credetemi è veloce Zoe, questa cagnolina qui, è abbastanza difficile da riprendere, infatti gli scatti sono stati a velocità altissima, un 600esimo, un 800esimo e forse non anche lenti come lettura, quindi ci voleva anche qualcosina in più. Questo primo scatto vediamo che è stato fatto a 150 mm con ISO 100 f2.8, quindi la massima apertura con la massima estensione, e essendo 2.8 appunto il campo del fuoco è abbastanza limitato, in questo caso addirittura è riuscito a prendere il fuoco su questa piantina qui che era praticamente leggermente in avanti rispetto a Zoe che era un po' più dietro. L'ho messa giusto per farvela vedere anche perché appunto è abbastanza impressionante, comunque è un errore, ma appunto ha messo a fuoco su questa piccola piantina. Andiamo avanti, c'è qui, questa è scattata a ISO 100 35 mm f2.8 e già qui possiamo vedere come c'è attorno una vignettatura qui attorno al soggetto e il bokeh è nettissimo, anche perché anche qui siamo a 2.8 35 mm, quindi non ho aperto ulteriormente il diaframma ma ho lasciato comunque un po' più chiuso. Il dettaglio è abbastanza netto, siamo al 100%, questa è una fotografia senza alcun ritocco, senza alcuna modifica, senza niente, e come vedete la texture della trama dei peli, del pelo di Zoe è abbastanza netta. In particolare qui si vedono, magari andiamo proprio a 200%, voglio esagerare, si vedono quasi le cellule che compongono il nasino della piccola Zoe, qui le sopracciglia, addirittura c'è un po' di una lacrimuccia che scende qui, in realtà non era triste, semplicemente
forse un po' di fresco, non lo so. Comunque, una fotografia assolutamente lavorabile e ripeto, un punto e scatta fatta con raffica, perché altrimenti era totalmente impossibile. Anche in questo caso, stessa posa, stessi tempi di scatto, se non ricordo male. Sì, sempre 35 mm, 2.8, questa qui ha un 125esimo di secondo, quindi lo scatto abbastanza lento, anche considerando che eravamo comunque fuori all'esterno con tanta luce. Qui vediamo che comunque il fuoco è sempre prevalentemente qui sulla parte del naso, magari passiamo al 100% che è una visione un po' più idonea. Parte del naso che cresce fino agli occhi. Se non ricordo bene se ho impostato il riconoscimento degli occhi sulla 7.3, ma mi sembra di averlo fatto in maniera successiva, quindi non adesso, non in questi scatti qui. Anche qui vignettatura abbastanza evidente, ma a me piace, anzi piace tantissimo. Bokeh deciso, netto, con sfumature che tendono qui al triangolo quasi ovalizzato. Altra fotografia, sempre 35 mm 2.8, anche questa per farvi vedere come a questa grande apertura l'area di messa a fuoco è abbastanza ridotta, in questo caso si racchiude qui sul naso, quindi non ha preso totalmente i punti che volevo, ma come vedete il dettaglio della luce, del riflesso, del bagnato del naso è abbastanza evidente e in questa fotografia allarga leggermente la messa a fuoco, quindi va a beccare anche un po' gli occhi. Non è una fotografia proprio netta, nitidissima, ma assolutamente lavorabile, che ovviamente con un po' di contrasto, un po' di nitidezza si riesce a ottenere una foto appunto lavorabilissima. Sempre in questa foto, sempre nello stesso momento, ovviamente la raffica, man mano che si muoveva comunque in quei 2 secondi di raffica, praticamente vedete qui il dettaglio è impressionante, cioè si vedono i puntini sulla linguetta di Zoe che sembra una fetta di prosciutto di carpaccio con queste bollicine di saliva, anche perché era un po' stanca, cioè nel senso che ha corso tanto nel parchetto, quindi era un po' faticata e faceva anche abbastanza caldo, però cioè, vedete il fuoco sul naso è il assurdo. C'era un amichetto di Zoe, questo era un po' antipatico, però comunque questa foto l'ho scattata a 69 mm, quindi 70 mm, sempre f2.8, ed è assolutamente definita. Qui ci ho fatto un po' di editing, magari vediamo se riesco a ripristinarla. No, me l'ha salvata, vabbè, comunque poi la ripristinerò successivamente. Comunque anche questa è abbastanza definita, è praticamente vedete il dettaglio del questo pelo bianco degli occhi del cane è assolutamente lavorabile. Altra fotografia, questa qui è tipo versione cacciatrice, qui stava vedendo un amichetto in arrivo in lontananza che vedete successivamente. Anche in questo caso vedete il dettaglio, la fotografia è stata fatta, non ricordo, forse a 70, no, a 135 mm f2.8, un 2000esimo di secondo, è sempre ovviamente al centro. Guardate anche qui il dettaglio delle righe sulla lingua, delle piccole cellule sul naso, di questa piccola imperfezione, gli occhi. Ovviamente l'area di messa a fuoco è questa qui, anche qui una sorta di bokeh spirale, no, attorno, che comunque va ad evidenziare il soggetto, e se lo scatto è obiettivamente molto bello. Ovviamente non è artistico, ma per farvi vedere la qualità di questo obiettivo. 150 mm f4.0, qui c'è un lieve micromosso, anche perché scatta un 320esimo di secondo e a 150 mm micromosso è praticamente quasi obbligato. Comunque, come vedete, questa parte qui è perfettamente a fuoco e si vede anche il lucido del riflesso del bagnato della lingua di Zoe, e con il nasino sempre in evidenza, perché appunto l'aria è molto ristretta. Cioè, guardate ragazzi, cioè, che dettaglio. Ok, è al centro, non l'ho presa sui bordi, non ho fotografie fatte sul bordo, ma la maggior parte delle fotografie si scattano con un soggetto al centro. Puoi fare magari poi un reframe e avere una prospettiva, una composizione particolare della fotografia, quello sicuramente, ma il soggetto deve stare al centro nello scatto. Cioè, guardate questa foto qui, praticamente è una foto da olio cuore o croccantini. Sempre 150 mm f4.0, qui Zoe sta uscendo dall'inquadratura, però guardate il dettaglio della criniera del pelo di Zoe, è abbastanza impressionante. Questa è una foto fatta a 150 mm f2.0, anche qui
non avere il mosso nonostante un millesimo di secondo è abbastanza difficile. Il fuoco è netto, qui si stavano salutando allegramente, vi assicuro che non c'è stato nulla di sexy e di sensuale tra i due. Sì, mi piace. Ovviamente la fotografia andrebbe un po' lavorata, in questo caso già avevo fatto un po' di post-produzione per le ombre, perché ero un po' in ombra. E qui, proprio per provare tutte le focali e tutte le aperture, qui siamo a 35 mm f2.0, un seicentesimo di scatto. La fotografia è abbastanza difficile perché comunque in controluce c'è un po' di morbidezza qui sui rami, anche perché penso abbia messo a fuoco la parte un po' più esterna, meno quella interna. Qui siamo sempre a 35 mm ma ad f2.8, la foto risulterà lievemente più definita e contrastata qui al centro. Vediamo che sui bordi è veramente veramente molto definita, il bokeh è piacevole, e guardate qui la definizione di queste punte, di questi alberelli o di queste punte di questo, credo che era un pino, qualcosa del genere, è veramente veramente valida. E qui siamo, vedete, nella parte esterna del frame, magari vediamo qualche dettaglio qui sotto. Sì, qui ovviamente c'è il bokeh, c'è un po' di distorsione laterale, è veramente ben fatte, sono nitide, taglienti, riuscito a ottenere il 90% degli scatti assolutamente lavorabili, e in sostituzione di altri obiettivi, secondo me, guardate qui che definizione, cioè questa è stata fatta a 5.6, mi sembra, a 5.6, quindi secondo me è un obiettivo che va utilizzato a focali un po' più spinte, un po' più chiuso, tipo a 150 mm a 5.6 si ottiene comunque un bokeh eccellente, ma una definizione del dettaglio della messa a fuoco veramente veramente ma veramente notevole. Sezione flare e aberrazione cromatica veramente veramente minime, il trattamento funziona molto bene, quello per appunto ridurre ed eliminare i flare. C'è un po' di perdita di contrasto, ma i colori sono comunque naturali, si riesce a recuperare con le ombre anche un aspetto comunque simile alla realtà, per cui anche da questo punto di vista è assolutamente assolutamente promosso. Tanta sostanza, pochissimi fronzoli. In conclusione di questa lunga ed impegnativa video recensione che spero abbiate apprezzato, il Samyang Nash secondo me vincitore sotto tanti aspetti, sotto tutti gli aspetti, soprattutto nel confronto con il Tamron, suo diretto concorrente, per rapporto qualità-prezzo, ma anche nel confronto con tutto il plotone di obiettivi fissi che vuole andare a sostituire, risultando definito, dettagliato in tutte le fotografie, in tante fotografie, il 95% è assolutamente ottimo e lavorabile, e risultando altresì ottimo nella sezione video con autofocus pronto e dettaglio elevato. Non ho inserito anche i video in questa video recensione, anche perché altrimenti sarebbe diventata un nuovo episodio della saga del Signore degli Anelli. Io vi ringrazio infinitamente per aver seguito questo video, vi ricordo di supportarmi come sempre e vi mando un forte abbraccio, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!